Nascondino colorato? Gioca una volta e non riuscirai a fermarti! Sally ha un momento di nostalgia. Era un gioco così divertente. È vero! Vuoi giocare di nuovo? Il karma ti prenderà! Non c'è bisogno di pregare i veri giocatori. Facciamolo! Che i giochi abbiano inizio! Tic-tac! Cos'è un must-have per il nascondino colorato? Esatto, la magica stanza di distribuzione dei colori! Chi sarà il primo? Carta, forbici, sasso! Già! Evviva, prima le ragazze! Il blu è un colore fantastico! Allora, Kevin, pronto alla sfida? Devo trovare un buon nascondiglio. Ma non qui! Anche questo non va! Ok, finalmente! Ti sei ricordata di camuffarti? Oh sì, questa mimetizzazione è pro! Fusione al 100%! È ora di andare a cercarla! Vorrei aver avuto questa l'ultima volta! È una termocamera, quindi il colore non ha importanza! Sei pazzo! Non sai che si deve bussare? Ops, mia sorella è arrabbiata! Non volevo, mi dispiace! Ma dov'è Sally? Si vede che è vicina! È super vicina! Ciao! Ehi, non è giusto! Sally, fattene una ragione! 1-0! Continua a giocare! È il momento del secondo round! Giocatori, pronti? Decidiamo chi si nasconde giocando a Jenga! È caduta! Il che significa che Kevin fa girare la ruota! Gira, gira ed è... argento! Perché è così emozionato? Perché sta benissimo in argento in realtà! Chissà cosa si inventerà! Qualcosa, un profumo delizioso! È il famoso pollo al forno di mia sorella? È nella carta stagnola! Faresti di tutto per vincere! Trovare qualcosa d'argento in casa è un gioco da ragazzi! Lo credi, vero? Ma Kevin non si trova da nessuna parte! Oh, devo mangiare qualcosa per ricaricarmi! È un pollo gigante! Ehi, pollo! Ti chiami Kevin? Come sapevi che ero io? Non sembro un pollo! Sono così ben cotto! Non ti arrabbiare! Sei stato bravissimo! E il terzo turno inizia con un pareggio! Che tensione! È il momento di rendere le regole più complicate! Ora puoi nasconderti anche fuori! Chi farà girare la ruota? La vincitrice è Sally! Non è facile essere la prima, ma Sally sa che fare! Arancione è il mio colore preferito! Ma dove puoi trovarne abbastanza per nasconderti? Ops! All'aperto? Buona idea! Kevin non guarda in quella scatola delle palle da anni! Ora non sono Sally! Sono un vecchio pallone da basket! Kevin inizia la ricerca! Quanto colore sul divano! Pensavi che non ti avrei notata? Ops! Ehi, Sue! Hai visto Sally per caso? Ma purtroppo anche i giocatori più esperti lasciano degli indizi. Una palla arancione? È qui per un motivo. Seguiamo le tracce arancioni. Wow, un canestro! Solo un tiro.
Wow, la palla è finta! Povera Sally, era così sicura di vincere questo round! E perché all'improvviso vuoi giocare a pallacanestro? Yeah! Woo! È così stressante! Scegli il bastoncino, Sally! È lungo? Bene! Dai, Kevin, c'è una ruota che ti aspetta! E Kevin si becca il leopardato! Oh, questa è difficile! Dove posso trovare qualcosa di animalier? Se non al centro commerciale! Yeah! Woo! Soprattutto quando il leopardato è di moda! Mi sta bene? Devo prenderlo? Che ne pensi? Ma basta parlare, è ora di nascondersi! L'appendiabiti è il posto migliore! Sally fa fatica a trovare un gattino in città! Vorrei avere l'istinto di un animale selvatico! Credo che le tracce portino al centro commerciale! Ma dove esattamente? Non vedo niente di leopardato! Il nostro negozio preferito! Forse Kevin è nello spogliatoio! Preso? No, non c'è nessuno! Sembra che Sally sia più interessata alle scarpe che a trovare Kevin! Lasciare il negozio significa che Sally si arrende! E questo dà a Kevin un altro punto! La fine è vicina, ma nessuno vuole arrendersi! Allora, lanciamo i dadi? Kevin ha ottenuto un 5! Sorprendimi, Sally! 4! Gira la ruota! Marrone? Facile! A mai più! C'è così tanto marrone che non so dove cominciare! Ma questo albero andrà bene! È perfetto! Finché non lo troverà! Kevin è a caccia! Un albero! Un altro albero! Deve essere sicuramente qui da qualche parte! Questo è pericoloso! Un ultimo tentativo di sgattaiolare! Ma è stato inutile! Bingo! Perché non ti arrendi? Certo, nessuno si arrenderà! Ed ecco l'ultimo round! Non ha senso far girare la ruota, è rimasto solo l'oro! Capito? Una medaglia d'oro! Un round d'oro! Kevin assapora già la sua vittoria, anche se prima deve vincere! E penso che Kevin abbia già un'idea! È un monumento! Esatto, un monumento! Stai per vederlo! Una statua vivente! Wow! Chi presterà attenzione a una statua? Sicuramente non Sally! È troppo occupata a cercare! Può anche sedersi e riposare! C'è solo una cosa che non ha considerato! Cosa? Uccello, che fai? Ok, forse non riconosco il trucco, ma la sua voce sì! Non essere triste, porta fortuna! Il punteggio di 3 a 2 non è poi così male! Ma non vuoi fare la punizione? Che ne dici di lasciar perdere? Non se ne parla, devi mantenere la tua parola! Beh, non male! Grazie per aver scelto la mia torta preferita! Ma la prossima volta vinco io!
Ti è piaciuto il nuovo episodio di Nascondino Colorato? Quale colore ti è sembrato più difficile? Scrivilo nei commenti! Metti un like al video, iscriviti al canale e clicca sulla campanella per non perdere gli sketch e le sfide interessanti su Trum Trum Wow!